polizia coraggiosa mette in fuga i ladri. È accaduto al negozio La Casa della Penna in via Roma, in centro storico a Lucca. In corteo per il contratto, ma anche per KME e SNAI, nel giorno dello sciopero nazionale dei metalmeccanici, manifestazioni a Fornaci e Porcari. Condotto pubblico, convocato un vertice, il Genio Civile convoca una riunione con il Comune e altri enti per capire le motivazioni ed i rimedi del grande afflusso d'acqua nel canale tra Saltocchio e Lucca. La Coccinella prova alla Croce Verde, prova in corso degli attori del progetto Coccinella nella sede della Croce Verde in vista dello spettacolo del prossimo mese al Teatro del Giglio contro la violenza sulle donne. Lo sport, la Lucchese si affida anche alla tradizione, una vittoria e un pareggio per i rossoneri nelle sfide col tutto cuoio al Porta Elisa e all'andata la Lucchese si impose 2-0 con doppietta di Terrani. Basket Lemura Torino è corsa per lo scudetto, via ai play-off con gara 1 dei quarti di finale. Giovedì sera alle 20.30 le biancorosse di Coce Diamanti ospitano la Piranis che ha eliminato Lucca. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la cronaca con quanto accaduto in centro storico a Lucca, una commessa che coraggiosamente ha messo in fuga i ladri che stavano tentando il colpo nel suo negozio. Ho rincorso i ladri in via Roma, urlavo, ma nessuno mi ha aiutato, anzi tutti hanno fatto finta di niente. Questo è il racconto di Giulia Presentini, la commessa della Casa della Penna, che in pieno orario di lavoro ha avuto un faccia a faccia con tre ladri che hanno tentato di rubare penne e orologi nel negozio della centralissima via Roma a Lucca. I malviventi, due uomini e una donna, sono entrati come normali clienti chiedendo di poter dare un'occhiata. Poi però hanno aperto le vetrine provando a rubare quanti più oggetti di valore potevano. Accortasi di quanto stava accadendo, la coraggiosa commessa si è parata davanti la porta chiedendo di mollare la refurtiva. Ma i ladri, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga. L'uomo, circa 35 anni secondo le testimonianze, si è diretto verso via Fillungo facendo perdere subito le proprie tracce. Le due donne, anche loro sulla trentina, hanno invece infilato il portone di Corte Sbarra e si sono trovate la strada chiusa da una parte da un cancello e dall'altra dalla commessa che le stava inseguendo. Le tre donne si sono spinte e strattonate finché le ladre non hanno mollato uno zaino nel quale avevano nascosto parte della refurtiva che così è stata recuperata. Impossibile invece bloccarne la fuga anche se la polizia ha ricevuto descrizioni dettagliate che dovrebbero risultare utili per risalire agli autori del colpo. Ancora la cronaca, le immagini che state per vedere ci sono state inviate da un telespettatore e documentano un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, che si è verificato alla rotatoria di Antraccoli. Come vedete, un'auto si è ribaltata dopo uno scontro con un'altra vettura, scontro che si è verificato ad uno degli ingressi della rotatoria. Le persone coinvolte non avrebbero però riportato gravi ferite. La Polizia Municipale di Lucca ha arrestato due spacciatori che si nascondevano, pensate un po', proprio nella ex sede di Noi TV in via di Tempagnano. Vediamo. Il nucleo operativo antidegrado della Polizia Municipale di Lucca ha portato a termine un'operazione di sgombero di un edificio occupato abusivamente in via di Tempagnano. Si tratta dell'ex sede della nostra emittente, Noi TV, dove era stata segnalata da alcuni cittadini e dallo stesso proprietario dell'immobile la presenza di alcuni stranieri che da qualche tempo utilizzavano i locali per dormire. Le operazioni hanno portato all'arresto di due persone che sono state sorprese dagli agenti della municipale nel sonno. Si tratta di due cittadini marocchini di 27 e 39 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, spaccio di droga e immigrazione clandestina. Uno di loro, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire calandosi da una delle finestre dell'edificio, ma è stato bloccato. L'altro è lo stesso individuo che era già stato arrestato pochi giorni fa per spaccio di droga in piazza Napoleone. Sulle sue spalle pende peraltro un decreto di espulsione. Nel corso della perquisizione dei locali sono stati ritrovati due panetti di hashish del peso complessivo di oltre 200 grammi e diverso materiale, presumibilmente oggetti rubati, fra cui biciclette in ottimo stato di conservazione, borse, portafogli e telefoni cellulari. Adesso le due persone sono sorvegliate dagli agenti della PM in attesa di essere processate.
Apriamo la pagina dedicata allo sciopero nazionale dei metalmeccanici. Ci sono state due iniziative in Lucchesia. La prima c'è stata a Fornaci di Barga. Vediamo. Circa 400 lavoratori hanno aderito alla manifestazione per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici che si è svolta a Fornaci di Barga. I partecipanti al corteo si sono ritrovati davanti al vecchio cancello d'ingresso della KME a Fornaci. Non a caso i sindacati di categoria hanno scelto di fare svolgere la manifestazione provinciale proprio qui, dove, come tutti sanno, è in atto una situazione molto critica che mette a rischio oltre 600 posti di lavoro alla KME. Alla manifestazione hanno partecipato molte rappresentanze sindacali di aziende provenienti da tutta la provincia di Lucca. Il lungo corteo ha attraversato due volte Fornaci di Barga per poi ritrovarsi nella piazza principale della cittadina, dove si sono succeduti gli interventi dei tre segretari provinciali di FIOM, FIM e UILM. Nel settore metalmeccanico questa è la vertenza più importante nella provincia di Lucca, dove sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Lottiamo per il mantenimento dei posti di lavoro, lottiamo per mantenere le produzioni a Fornaci di Barga, specie il rame che è destinato invece a essere trasferito in Germania. Noi puntiamo per mantenere la fusione del rame a Fornaci di Barga. I motivi sono in primo luogo quello nazionale. La posizione della Federmeccanica ormai è chiara, ci vogliono togliere anche il contratto nazionale. Propongono che il contratto nazionale non redistribuisca più salario, prevedono aumenti minimi soltanto per il 5% dei dipendenti. E questo noi non lo potremo mai accettare. E in più, in particolare, abbiamo deciso di fare la manifestazione qui a Fornaci di Barga, non solo perché questa azienda è la più grande del territorio come metalmeccanica, ma anche perché qui si rischia. Se non c'è un piano industriale credibile, questa azienda è destinata entro poco a non avere più un senso e si rischia di mettere a repentaglio 630 posti di lavoro, per cui 630 famiglie, in una zona come questa che di problemi ne ha anche troppi. Per la difesa del contratto nazionale abbiamo scelto KME quale azienda simbolo del territorio di Lucca. E c'è stata un'iniziativa anche a Porcari, per la precisione un presidio di protesta dei lavoratori davanti all'azienda SNAI. Il corteo dei lavoratori dell'agenzia di scommesse SNAI raggiunge l'ingresso dell'azienda. È la manifestazione di protesta promossa dai sindacati a Porcari contro la decisione dei vertici aziendali di procedere con il trasferimento di parte del personale a Roma e Milano. Ma i sindacati non ci stanno e per questo, nel giorno dello sciopero nazionale dei metalmeccanici, oltre che a Fornaci sono scesi in strada anche a Porcari, proprio per sostenere una vertenza sulla quale non intendono arretrare. Una vertenza dove l'azienda non esclude licenziamenti e trasferimenti, cosa per noi inaccettabile, soprattutto trasferimenti a Roma e Milano. È una discussione aperta che il 24 maggio riprenderà, ma noi bisogna invece da qui al 24 maggio avere le garanzie che ogni ristrutturazione escluda licenziamenti e trasferimenti. La SNAI conta circa 300 lavoratori. I trasferimenti per il momento riguardano il reparto delle macchine da intrattenimento. Ad oggi si parla di 20 trasferimenti su un reparto di 41, però siamo convinti che questo sia soltanto l'anticamera di quello che è il progetto iniziale, che prevede una ristrutturazione e quindi tagli ben più ampi. E secondo i sindacati, trasferimento fa rima con licenziamento, perché la maggior parte dei lavoratori SNAI sono donne con famiglia, che difficilmente potrebbero essere nelle condizioni di potersi spostare. Il nostro obiettivo, quello che chiediamo all'azienda, è quello di, intanto, cioè, di vedere nel totale dell'azienda se veramente ci sono degli esuberi ed eventualmente parlare appunto di esuberi e non di spostamenti e di trasferimenti, e vedere appunto quale può essere la soluzione per gestire questa situazione. Sicuramente non trasferimenti, perché quello significa un licenziamento. E adesso torniamo a parlare della situazione del condotto pubblico a Lucca. Molti organi di stampa, Noi TV compresa, hanno segnalato la situazione anomala della grande portata d'acqua che c'è in questo momento nel condotto pubblico e anche nei fossi intorno alle mura. Per il momento però la situazione rimane la solita. Vediamo il servizio. Mentre i corsi d'acqua nel resto della Lucchesia sono in secca, nei pressi delle mura sembra di entrare in un altro mondo. I canali che circondano il massimo monumento cittadino sembrano torrenti di montagna in piena. L'acqua erode le sponde e sbatte contro il paramento in mattoncini, suscitando i timori dell'opera delle mura, proprio mentre si stanno spendendo milioni per risistemarle.
ma anche nel tratto di condotto pubblico che va da Saltocchio alla città è stata segnalata un'anomala quantità e potenza dell'acqua con pericolo di esondazioni. La nostra emittente realizzò un servizio qualche settimana fa sul mutato scenario dei canali. Allora la spiegazione che venne data fu quella che la velocità delle acque era dovuta alla pulizia di un ampio tratto di condotto pubblico, eseguita dalle ditte che avevano avuto la concessione ad installare turbine per la produzione di energia elettrica. Secondo diversi ambienti però questa spiegazione non regge e si pensa invece che sia stato fatto aumentare l'afflusso d'acqua dal cerchio al condotto pubblico per far aumentare la velocità di queste turbine. Abbiamo contattato il Genio Civile, che da 3 mesi ha ereditato dalla provincia il controllo della portata delle acque, che però ha smentito questa possibilità. La portata del condotto era di 5 metri cubi al secondo prima delle concessioni e tale è rimasta anche dopo. E allora che cosa sta succedendo? Per capirlo, lo stesso Genio Civile sta procedendo alla convocazione di una riunione con Comune, Soprintendenza e Consorzio di Bonifica. Intanto l'avifauna intorno alle mura scoppia di salute. Guardate questo splendido esemplare di airone e come filano questi germani. A loro la nuova situazione va a genio. Come è noto, se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia. Abbiamo voluto scherzarci sopra, ma state attenti perché l'acqua così nei fossi, nei canali intorno alle mura, non l'abbiamo mai vista e se ci cascate dentro non sappiamo come finisce. Adesso andiamo a Barga, dove è stato siglato anche dai sindacati il bilancio di previsione comunale per il 2016. Vediamo. Accordo siglato tra amministrazione comunale di Barga e sindacati sul bilancio preventivo 2016. L'intesa è stata siglata a Palazzo Pancrazi alla presenza del sindaco Marco Bonini, della vice sindaco Caterina Campani e del delegato al sociale Lorenzo Tonini, insieme a tutti i rappresentanti sindacali. Il primo cittadino ha ringraziato tutte le parti in causa per lo spirito di collaborazione e di responsabilità che hanno portato a questo accordo. Questi i punti salienti del bilancio di previsione. Allora, i punti salienti saranno sicuramente un'attenzione al sociale, al non aver toccato le tariffe per quanto riguarda la mensa, i trasporti e l'asilo nido e un vigore che l'amministrazione farà per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale. Quest'anno più che mai credo che sarà un bilancio fondato sull'equità. Il passo successivo sarà la presentazione e l'approvazione in Consiglio Comunale, prevista il prossimo 28 aprile. Adesso andiamo a vedere le immagini delle prove in corso alla sede della Croce Verde di Lucca per lo spettacolo Ti giuro che mi vedrai volare, questo il titolo, spettacolo che andrà in scena al Teatro del Gigli a maggio e dedicato al fenomeno della violenza contro le donne. Sono in pieno svolgimento alla Croce Verde di Lucca le prove dello spettacolo Ti giuro che mi vedrai volare, promosso dal progetto Coccinella, che andrà in scena il 14 maggio al Teatro del Giglio. A dirigere gli studenti attori dell'Istituto Fermi Giorgi c'è Mia De Clair, la scrittrice che ha già raccontato in un libro la storia di stalking dalla quale è riuscita a fuggire e che da 3 anni promuove un corso di educazione sentimentale al Fermi proprio allo scopo di sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Lo spettacolo trae spunto da circa 800 scritti dei giovani partecipanti al corso. Oltre agli studenti, sul palco ci saranno anche attori professionisti e lo spettacolo sarà accompagnato dai Giochi di sabbia di Giulia Ghibli. La colonna sonora è firmata da Luca Bonacchi e sul palco del Giglio ci sarà l'esordio del rapper Andrei Dimitriu. Lo spettacolo, che il 14 maggio andrà in scena sia la mattina che la sera, è una produzione della Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca, realizzata con la collaborazione di Provincia, Comune e Polo Scolastico Fermi Giorgi. Il progetto Coccinella mira a superare il successo dell'anno scorso, quando in San Romano andò in scena la PIS In bocca al lupo, ma quello vero. Il programma di Rai 2 Virus, condotto da Nicola Porro, ha realizzato un servizio sull'accoglienza dei profughi a Boveglio, nel comune di Villa Basilica. Il servizio dovrebbe andare in onda nella puntata di domani, giovedì 21 aprile. Adesso parliamo dell'intitolazione a David Cerri della ludoteca al Foro Boario. L'associazione Ludolega Lucchese, assieme al Comune di Lucca, Lucca Comics and Games,
ha intitolato la ludoteca del Foro Boario alla memoria di David Cerri, socio di Ludolega, oltre che amico e instancabile collaboratore della nostra emittente. Cerri, scomparso prematuramente lo scorso febbraio all'età di 43 anni, da tempo era attivo sia nella Ludolega lucchese che all'organizzazione di Lucca Comics and Games. Soprattutto era un appassionato di giochi di ruolo e instancabile divulgatore della cultura del gioco intelligente. Il vice direttore dei comics, Emanuele Vietina, lo ha ricordato spiegando che con David potevi giocare qualsiasi partita, affrontare qualsiasi sfida, fosse da tavolo, di ruolo o con un impianto elettrico. Ogni opportunità con lui te la potevi giocare al meglio, perché la sua vita era un gioco e non smetteva mai. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, negli orari del tradizionale appuntamento settimanale dei soci della Ludolega, appuntamento al quale lo stesso Cerri era spesso presente. Prima di chiudere questa prima parte del TG, vi ricordo che questa sera alle 20 andrà in onda uno speciale Zoom dedicato al passaggio delle auto storiche della corsa denominata Terre di Canossa. Oltre 100 auto d'epoca immatricolate tra il 1919 e il 1985 che sabato hanno fatto tappa a Lucca grazie all'impegno di ACI Storico. È tutto quindi per la cronaca, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.